Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi, c'è una mozione da parte del dottore Emanuele Ermanno Adorno. Prego. Signor Presidente, signori consiglieri e consiglieri, tanto io torno in questo salone, sono stato 30 anni fa, e io voglio sempre, per il ringiovanimento dell'età, allora io avevo 45 anni, ero tra i più giovanissimi, e soprattutto per la presenza femminile. Mi auguro e vi auguro un buon lavoro per il bene della città come cittadino. E in questa specifica occasione, su questo punto, mi auguro che l'argomento sia trattato come merito, perché non è un argomento di divisione di parte, di maggioranza, di opposizione, di destra o di sinistra. È un argomento esclusivamente di civiltà. Cioè, sapere se degli assassini, questo è il termine che è stato usato giuridicamente, omicidio da parte di ignoti, devono continuare a rappresentare l'Italia in divisa all'estero nelle sfilate del 2 giugno o meriterebbero ben altro esito. Io mi auguro che questo documento di indirizzo, che è l'ultimo e ormai unico spiraglio per riaprire la vicenda, possa essere approvata all'unanimità. C'è un precedente, solo di questo tipo, che io ricordo a mia memoria, è la vicenda di Peppino Impastato. Conoscete tutti, almeno il film di 100 passi e altre cose del genere. Bene, quella vicenda a livello giudiziario si era conclusa con un nulla di fatto. Non si sapeva chi aveva assassinato, perché di questo si trattava Peppino Impastato. Solo una commissione di indagine presieduta da Michi Vento, lo dico semplicemente perché io con Michi Vento mi sono recato due volte di notte presso la famiglia Scieri per tentare di mettere all'impiego una cosa del genere. Poi vicende politiche diverse, maggioranze non vanno così. Io mi auguro che il Consiglio Comunale in futuro possa rivendicare il merito di aver dato la scintilla per poter riaprire questa vicenda, che merita sotto il profilo giudiziario, sotto il profilo della civiltà democratica, ma soprattutto sotto l'aspetto del diritto dei genitori a sapere perché un figlio che era stato affidato col suo corpo, con la sua intelligenza, con la sua professionalità, voleva fare il magistrato, gli avvocati in quella fase, è stato assassinato senza alcun motivo, ammesso che ci fosse un motivo di un assassino, e che i genitori possano avere diritto alla verità prima di alla giustizia. Per diversi anni io e altri amici ci siamo battuti su questa vicenda. Vorrei fare una sfilza di indicazione. 2007, Garofano del RIS. Datecela in mano, la vicenda la risolviamo poi. Questa vicenda durò un po' peggio, ma è più sentito il comandante Carlo. Convegni a non finire, però il clima quello che è. Poi c'è la vicenda che Emanuele Sceri ha avuto il pessimo gusto di morire in piena mostra, in Ferragosto, quindi siamo a mare, distrazione, eccetera. È difficile poi tenere in piedi una condizione. Ecco, io vorrei che questo Consiglio Comunale prendesse in mano questa vicenda, perché è una vicenda drammatica per come si svolge. Io eviterò di ripetere tante cose, vi dico soltanto, se avete l'occasione, c'è questo libro che è fatto dai genitori di Emanuele Sceri, dove vengono pubblicati gli atti processuali, la ricostruzione, l'indagine interna alla caserma Camerra, che arrivò un nulla di fatto, perché l'omertà vince sovrana. Magari i comandanti, gli altri ufficiali, gli altri gradi sanno la verità, ma nessuno ha avuto il coraggio di dire. E due processi a Pisa e alla Spezia si sono risolti. Per questo io attribuisco un'enorme importanza a questa serata. Il corpo di Emanuele Sceri rimase per 3 notti sotto il caldo estivo che il corpo fu trovato casualmente. C'erano cani che abbaiavano.
ai cani faceva capire che c'era qualche cosa, ma agli ufficiali interni, che non fecero nemmeno il contrappello alla prima assenza verificata, per verificare dopo 8 ore, dopo 16 ore, dopo 24 ore, non fu detto niente, non si disse niente, si precipitarono solo al nodo e chiedere se il figlio soffriva di malattie, se prendeva psicofarmaci, se fumava Spinelli, perché l'idea era dal primo momento di depistare la vicenda. Forse Emanuele era salito sulla torretta e poi era precipitato lì. Le perizie autoptiche hanno dimostrato che almeno 3 o 4 persone, che se fossero state di meno sarebbe stata una zuffa, ci sarebbero stati altro tipo di elementi autoptici. 3 o 4 persone rendevano impossibile o quantomeno improbabile una persona. Fu costretto a salire per una 30 di metri a forza di braccia perché gli fu imposto di stringere i lacci dei due scarponi l'uno con l'altro, in modo che non potesse alzare un piede dopo l'altro nella scala, ma che si alzasse solo a forza di braccia. E riuscì ad arrivare alla fine, però a sopra c'era un altro che gli schiacciava i piedi, queste sono prove, già non sto inventando, non sto romanzando, non so, prove che sono venite fuori dalle prove autoptiche. E a questo punto credo che non ci sia altro da aggiungere. Il genitore fu data brutalmente la informazione alla fine che il figlio era deceduto in un incidente, perché aveva tentato di salire là sopra a 40 metri soltanto perché non aveva campo per il cellulare, mentre il ragazzo dal basso aveva parlato alcune ore prima con la famiglia, col fratello e col padre. Questi depistaggi che cominciarono e qualche giorno, il giorno dopo, ci fu una serie interminabile di telefonate fra gli altri comandi della Folgore, gli ufficiali che sono stati confermati anche dai tabulati, perché si organizzava il depistaggio che durò 3 giorni e perché si organizzava l'autodifesa. Ma una cosa poteva esserci, che trattandosi di omicidio, l'unica cosa che non si doveva fare era di salvarlo. Perché se fossero intervenuti per salvarlo, che si fosse salvato Emanuele, avrebbe denunziato il responsabile. Molto meglio lasciarlo agonizzare e morire dissanguato, perché altrimenti sarebbero stati fuori per tutti. Cioè c'erano delle persone che avevano organizzato l'omicidio, che sapevano, ma preferirono per 3 giorni non dire niente fino a quando il corpo ovviamente non avrebbe estinto ogni funzione vitale. Questo è quello che ha detto. Questo, i livelli processuali non mi interessano. Ormai se si vorrà riprendere, io credo sarà un grado. Mi interessa a me da cittadino sapere se un mio figlio, e potrebbe essere un vostro parente, un vostro amico, il fidanzato di una di voi signore o signorine qua presenti, possa essere affidato nella sua vita allo Stato e dallo Stato essere assassinato e dallo stesso Stato subire l'umiliazione, l'onta dei depistaggi, perché non si trovi il responsabile. E a questo punto chiudo semplicemente con qualche altra considerazione. Io credo che successivamente, mi auguro l'approvazione che ho detto all'unanimità, l'iter possa essere seguito dal Presidente del Consiglio, perché ho esperienza di troppi ordini del giorno che poi non hanno varcato la soglia del protocollo, cioè che non sono partiti. Quest'ordine del giorno per me dovrebbe essere inviato al Presidente della Camera e del Senato, alle commissioni competenti, cioè difesa e giustizia, che poi devono essere quelli che dovrebbero dare i nomi, oltre ai gruppi presenti in Camera e Senato, perché occorre una commissione paritaria parlamentare di tanti componenti della Camera e di tanti componenti del Senato. Questa è la procedura. Dignità e onore è il motto della Folgore, ma credo che la Folgore avrebbe potuto difendere la propria dignità e il proprio onore meglio, non con l'omertà, ma indicando i responsabili e gli assassini. Sarebbe stato l'atto più eroico
di questo prestigioso servizio che abbiamo all'interno del nostro Stato e anche all'estero. Dignità e onore. Ma troppi sono stati depistaggi in Italia. E questo è uno dei tanti depistaggi che fa in pari, non solo con la vicenda che già vi ho detto di Peppino Impastato, ma con i tanti che conosciamo e di cui non si ha la verità né processuale né reale. C'è Ustica, Piazza Fontana, l'Italia, tutto quello che conosciamo, il Cernis, l'Ilaria Alpi, cose in cui sentiamo le indagini, eccetera, ma la verità non viene mai fuori. Perché gli omissi di Stato e i rifiuti a dire la verità in toto sono più forti. Prego. Io a questo punto, se mi consentite, posso leggervi soltanto un appello dei genitori di Emanuele Scelli, noi genitori di Emanuele. Io questo lo riprendo da presto io. Il padre è morto, è morto nella vana speranza di riuscire. Scusate, verità e giustizia. Credo io portiamo a lui, alla nave, e non so quanti mesi di vita la prestano, che un po' la sua nostra società e dei giovani che affrontino volontariamente il futuro, perché non c'è il servizio di lavoro obbligatorio, ma che facciano la scelta. Siano sicuri di non entrare con i provvedimenti e uscire in una parte, ma di svolgere un servizio in funzione della dignità e dell'onore che una divisa dovrebbe dare. Se mi consentite, leggo soltanto queste cose che sono indirizzate a tutti noi cittadini attraverso questo libro. Grazie. Nostro figlio Emanuele Scelli, partito da Siracusa il 21 luglio del 1989, per svolgere il servizio militare come allievo cavallerista nella caserma Gamerra di Pisa, è tornato un mese dopo chiuso in guardata. Non è morto per una tragica fatalità e nemmeno per un disgraziato incidente durante un'esercitazione. È stato solo ammazzato. Non si sa chi lo ha ucciso, né come né perché. Anzi, la magistratura ha perfino messo in dubbio che sia stato un delitto. In questa terribile storia ci sono solo due cose sicure. La prima, che il nostro figlio è stato ucciso all'interno della caserma Gamerra la sera del 13 agosto 1999. La seconda, che il suo corpo è stato trovato 3 giorni e 2 notti dopo la morte, abbandonato nell'angolo più squallido della caserma, vicino a un deposito magazzino di legname e altre cose. Non c'è stato possibile sapere nient'altro. Non ne sappiamo chi ha ucciso Emanuele, né per quale ragione, ammesso che possa esserci un motivo per ammazzare un ragazzo di 26 anni, e neppure sappiamo con sicurezza in che modo è stato ucciso. Non sappiamo tutto questo perché la super caserma dei Gamerra, dopo essersi trasformata in un mattatoio, è diventata una centrale di omertà e di depistaggio da fare impallidire Cosa Nostra. In quella super caserma nella quale Emanuele è stata strappata la vita, chi sapeva ha taciuto. In quella super caserma dei vittime, nella quale il corpo di nostro figlio è rimasto abbandonato per 3 giorni e 2 notti, chi aveva visto ha dimenticato. La più vigliacca, la più codarda delle omertà ha protetto il branco di assassini, paracadutisti, pronti come fondole dal cielo a scappare, parapronti come nembo di tempesta a nascondersi. Questi arditi del cielo e della terra, dopo aver massacrato in gruppo un singolo commilitone, appena arrivato in caserma se la sono date a gambe e da allora si nascondono come conigli. L'inchiesta giudiziaria sulla morte di Emanuele, condotta dalla procura di Pisa in maniera molto discutibile, per non dire di peggio,
si è fermata davanti a Cinesi, alle reticenze, alla novità e si è conclusa con una ingloriosa, scandalosa, vergognosa archiviazione. Nessun colpevole, anche secondo la magistratura militare, per la quale è normale, evidentemente, che all'interno di una celebre caserma d'élite delle forze armate italiane un soldato possa all'improvviso scomparire nel nulla e che nessuno si dia la pena di cercarlo, ed è normale che un soldato possa giacere cadavere per 3 giorni e 2 notti all'interno della stessa super caserma d'élite senza che nessuno se ne accorga o ne sia responsabile. Ancora una volta in Italia la giustizia, ordinaria o militare, non fa differenza, ha dimostrato di essere uno pseudo giustizia all'italiana. Delitti senza colpevoli, casi risolti, archiviazioni invece di verità, fantasmi al posto di imputati, generiche ipotesi privi di accertamento. E come negli altri casi, la vittima, cioè in questo caso nostro figlio Emanuele, ha perfino rischiato di diventare lui colpevole, dato che inizialmente si è tentato di metterne in dubbio l'equilibrio psichico per tentare di rendere credibile la comoda scappatoia addirittura del suicidio. È stata una beffa atroce finale quella del destino, perché Emanuele si era appena laureato in giurisprudenza, aveva rinviato il servizio militare per concludere gli studi e fare il concorso di avvocato. E una volta concluso il servizio militare voleva percorrere la strada dell'avvocatura in attesa di tentare il concorso in magistratura. Con l'entusiasmo della giovinezza, lui credeva nella giustizia e nell'impegno della legge uguale per tutti, cioè proprio in quei valori che gli sono stati negati soprattutto post morte. Questo Stato a cui avevamo affidato un figlio che ce l'ha restituito cadavere non ha cercato la verità e neppure ha fatto giustizia. Tutte le personalità istituzionali che nell'agosto del 99, dalle prime pagine dei giornali, dagli schermi dei telegiornali, promettevano ai 4 venti verità e giustizia negli anni si sono come volatilizzati. Anche quelli che si erano dichiarati amici, diretti, personali di Emanuele Sceri e addirittura commilitoni di area politica. Nessuna voce dal Ministero della Difesa, silenzio dal Quirinale, un fantasma il vertice delle forze armate. Quanto ai politici, loro oggi fanno finta di niente, dato che il giornale e televisione non si occupano più del caso Sceri e dunque non c'è la possibilità di strumentalizzarlo per farsi un po' di programma. Noi genitori di Emanuele siamo ancora qui a reclamare, allora era in vita il padre, verità e giustizia. Non ci stanchiamo di farlo. Questo libro lo dimostra, vogliamo sapere chi ha ucciso nostro figlio e perché. Abbiamo il diritto di saperlo, sia come genitori sia come cittadini della Repubblica Italiana. Ci affidiamo alla speranza che il passare degli anni possa indurre qualcuno di coloro che sanno, magari nel frattempo diventare un genitore o più maturo come lui, a rompere finalmente il muro di omertà. Anche perché crediamo che non si possa vivere sempre a lungo con questo ricorso. Io chiudo qua, soltanto vi chiedo se fosse possibile un voto di coscienza, ma un voto all'unanimità. Perché non ci sia nessuno che possa speculare, sì, ma è passata a maggioranza, ma non rappresentano la città di questa. E per ultima conclusione, dato che vedo la presenza del sindaco De Rozzo, un appello. Già diceva il consigliere Acquaviva, di una rappresentazione teatrale di una compagnia di Roma che ha preso gli atti giudiziari di questo libro e ha drammatizzato, cioè ha reso dramma, tragedia greca, nostra, contemporanea, la vicenda di Emanuele Sceri. Se fosse possibile fare uno sforzo economico, e io dico per dimezzare la spesa, coordinarla con l'amministrazione comunale di Noto, perché la famiglia Sceri era originaria di Noto, e poter portare questo spettacolo, e anche per ridurre le spese, dato che siamo in spending review, poterla fare di mattina ad esempio per gli studenti delle scuole e di pomeriggio, di sera, perché no, a pagamento in un teatro comunale, un giorno a Siracusa e un giorno a Roma. Le spese avrebbero ridotto, ma sarebbe una grande lezione di educazione, di civiltà, di democrazia per la verità e per la giustizia. Vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie.
Sì, Presidente, ringrazio la parola, saluto il pubblico, i colleghi consiglieri comunali e il pubblico che assiste. Sono particolarmente, diciamo, colpito da questo ordine del giorno di Acquaviva, piacevolmente colpito, e spero e auspico che all'unanimità il Consiglio Comunale si determinerà in tal senso. Voglio ringraziare Ermanno Adorno per il suo intervento, che ha fatto anche una ricostruzione della storia e che quindi non entrerò nel merito, nel dettaglio di quello che è già stato detto. Da parte mia c'è l'assoluta voglia e volontà di scrivere, di trasmettere quindi a tutti i gruppi parlamentari nazionali, attenzionandolo ovviamente a quelli che sono i deputati siracusani, questa proposta che parte appunto dal Consiglio Comunale di Siracusa. Per me è un vero onore poterla trasmettere. E per quanto riguarda poi l'appello di Ermanno, dobbiamo verificarne i costi ovviamente. Ermanno, metteremo in campo quello che è possibile, siccome non conosco sinceramente la dimensione e l'entità dell'importo che potrebbe comportare questo impegno, devo prima fare una serie di verifiche. La buona volontà per fare le verifiche però ci sono, quindi laddove sarà fattibile ospitare a Siracusa questa rappresentazione teatrale, da parte nostra nulla osta, anzi è un piacere farlo. Quindi spero che ci sia un voto unanime del Consiglio Comunale, insomma, e complimenti al Consiglio Comunale e al consigliere Acquaviva che si è fatto portavoce di questa commissione di indagine. Grazie Sindaco, mi ero dimenticato che c'era un'altra audizione da parte del signor Carlo D'Arozzo, prego. Questo è il mio cugino. Sì, buonasera a tutti, Presidente del Consiglio Comunale e signori consiglieri. In via preliminare volevo ringraziare questo civico consesso e in particolare il consigliere Acquaviva per questa potente iniziativa. Sinceramente ho delle difficoltà nel parlare dopo l'intervento del professor Adorno, soprattutto per la commozione che ha palesato nelle sue parole. Io intervengo in qualità di amico, ma soprattutto di cofondatore dell'associazione Giustizia per l'Ede, associazione che nacque nei giorni successivi alla tragica scomparsa dell'amico fraterno Emanuele. Come ribadito più volte, trovato cadavere il 16 agosto del 99 all'interno della famigerata caserma Gamera di Pisa, quartiere generale del gruppo dei paragrafisti della Folgore, meglio noti come Parà. Ben dopo 3 giorni dall'effettiva data di morte, avvenuta il 13 agosto del 99. Sì, una frase che ho già sentito e la ripeto. Emanuele partì da Siracusa il 21 luglio di quell'anno per svolgere il servizio di leva, per fare il proprio dovere, e tornò cadavere all'interno di una bara. Personalmente, Presidente e consiglieri, potrei parlare veramente per ore nel descrivervi le circostanze, gli accadimenti, i retroscena, le omissioni, le menzogne, ma non è questo il luogo deputato a farlo e soprattutto per me e la mia persona. Quello che contano sono i fatti. E allora è un fatto che Emanuele Scelli è stato ucciso all'interno della caserma Camerra la sera del 13 agosto del 99, in un luogo circoscritto e presumibilmente protetto, quale una caserma per l'appunto. È un fatto che il corpo di Emanuele è stato ritrovato dopo 3 giorni in un angolo adibito, come si diceva, a deposito, e ai piedi di una torretta. Ma noi siamo stati là come amici e abbiamo visto quei luoghi. Quel luogo era a pochissimi metri dallo spaccio della caserma, a pochissimi metri da un muro di cinta. Tutti potevano vedere e tutti hanno sentito. È un fatto che 3 inchieste sono state avviate e nel tempo tutte archiviate. La Procura della Repubblica di Pisa, la Procura Militare di La Spezia e la stessa caserma Galerra non hanno dato un nome ai responsabili, né tantomeno fatto chiarezza sul triste episodio. Tuttavia rimangono, così come chiaramente
convenibili delle affermazioni degli inquirenti, velate ombre sui possibili depositari di verità non rivelate, e in particolare su alcuni personaggi ben specifici, e numerosi interrogativi sugli accadimenti registrati durante quella maledetta sera d'agosto e nei giorni successivi. Signori, qui stiamo parlando di poteri forti, stiamo parlando della vera omertà di una parte deviata e malata dello Stato. Un muro troppo alto e spesso da poter abbattere, e di questo ce ne siamo resi conto. Dico questo perché noi amici di Emanuele, nei primi giorni dopo l'accaduto, insieme alla famiglia, eravamo assolutamente certi e convinti che la verità sulla morte del nostro caro amico potesse venire alla luce nel giro di poche ore. Ne eravamo così certi che aspettavamo con ansia lo scandire di quelle ore, ed è vero, stavamo lì davanti alla televisione aspettando la notizia. Li hanno presi, li hanno arrestati. Perché dentro quella caserma, in quella notte, in quel recinto, in quel luogo, in quel perimetro, c'erano pochi gomitori, pochi gomitori. Ma così non fu. E quella che era attesa della verità si trasformò in sede di giustizia. Furono le parole di Corrado che accesero tutti noi. Quando Corrado disse, papà Emanuele disse, se si fosse perso il cagnolino del comandante, nel giro di qualche ora lo avrebbero ritrovato. Da lì capimmo tutti, parlo di noi amici perché stavamo qua in città, che qualcosa non stava tornando più. E ripeto, quello che era attesa di verità si trasformò in sede prima di giustizia. Il 22 agosto, sempre di quell'anno, tutta la città di Siracusa si strinse in un caldo abbraccio attorno alla famiglia Scelli e a noi amici, costituiti appunto all'associazione, Associazione Giustizia per noi. Un fiume umano, come mi piace ricordare, si riversò lungo le strade cittadine, a urlare con noi giustizia per lei e a illuminare la strada con fiocole, fiaccole e candele. Eravamo in migliaia. Chi partecipò non può non ricordare e avvertire ancora oggi quella sensazione, quel forte dolore. Se dopo 15 anni da quella tragedia la nostra città continua a parlare e discutere sul caso di Emanuele Scelli, vuol dire che il tempo, nonostante abbia modellato il ricordo, e questo è innegabile, io per primo, un amico, vivo soltanto nel ricordo di un amico e basta, però è anche vero che il tempo non è in grado assolutamente, questa è una dimostrazione, di placare quella sede di giustizia, ancora viva e sentita in tutti noi. E allora consentitemi di tornare per un attimo a quel muro di omertà, poc'anzi descritto. Su quel muro esiste non una crepa, esiste la crepa strutturale, la crepa che se scavata per bene, e di questo ne siamo convinti, può mettere a serio rischio la tenuta del muro stesso. Quel muro noi siamo convinti ancora oggi che possa cadere, perché è un fatto troppo eclatante, una morte assurda, sarebbe bastato veramente, veramente poco per individuare i responsabili. E allora noi amici di Emanuele non possiamo non appoggiare e sostenere la richiesta dell'istituzione di una commissione parlamentare, e su questo consentitemi di dire, costituita al di là dei ruoli e dei compiti da persone di buona volontà e da persone amanti della verità, che possa insinuarsi in quella crepa immaginaria, e siamo certi che presto verrà da sé. Ci auguriamo quindi che il Consiglio Comunale porti avanti con determinazione e ferrea convinzione questa iniziativa nelle sedi opportune, per non lasciare che di Emanuele resti solo un bel ricordo su una targa o ai piedi di un albero abbandonato di questa città. Grazie per il tempo del caso.
tratte dove impegna il sindaco a farsi portavoce della richiesta del Consiglio Comunale ad inviare il presente ordine del giorno ai presidenti di Camera e Senato e ai presidenti dei gruppi parlamentari per non essere accusati. Che d'accordo con il presidente, non d'accordo con la mano. Posso aggiungere i presidenti delle commissioni giustizia e difesa di Camera e Senato, che sono i primi direttamente interessati per quanto riguarda le forze armate, per quanto riguarda le giudiziarie. Prendiamo anche la cosa da niente, è un piccolo da aggiungere. Quindi chi è d'accordo nel seduto, non è d'accordo si alza, chi si è appena alzato, approvato all'unanimità. Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno, su firma del consigliere.